stiamo per chiudere, mica pure. Ovvio, cioè posso consigliarle tutto quello che vuole. L'importante è che lei mi dica per cosa ha bisogno, appunto per che avvenimento, oppure per quale evento, insomma, o per chi, che è molto più semplice. Ok, sì. Ah sì, ho capito. Quindi lei sta cercando un qualcosa di sottile, di non troppo volgare comunque. Sottile, non volgare, per una ragazza che deve fare 18 anni. Certo. Eh sì, abbiamo tante cose, quindi. Certo. Beh sì, io andrei anche sul semplice, delicato, anche perché una ragazza alla fine. Sì, una ragazza alla fine. Stona indossando qualcosa di rozzo, sì, un po' di grossolano. Decisamente. Quindi, allora, io adesso tiro fuori le scatoline, appunto, che contengono tutto quello che, insomma, secondo me è più inerente a, sì, esatto, a questo avvenimento. Puoi dirmi il nome della ragazza? Veronica. Ok. Sì, esatto. In caso potrei trovare qualcosa con le iniziali. Decisamente. Allora. Probabilmente, se vuole proprio fare un set completo tra sì, orecchini, collana, credo la collana ce l'ho negli altri cassettini, nelle altre confezioncine. Se proprio vuole fare questo regalo sì, completo, io credo di avere proprio tutto il set, sì. Ma sì, potrebbe anche farlo diviso con diversi modelli. Con diversi stili, colori, certo. Sì, decisamente sì. Allora. All'interno di questa scatolina troviamo questo braccialetto molto molto semplice. Sì, come può vedere è molto molto semplice, ma comunque d'effetto, perché ha tutti questi brillanti, sì, molto carino secondo me, perché io ce ne ho uno simile, l'ho usato in diverse, comunque, sì, situazioni, in diverse occasioni. Ok, ora le faccio vedere. Allora, è così. Eh sì, è un po' grande, però eventualmente nel caso questa ragazza vada largo parecchio, possiamo sempre comunque stringerlo. L'importante è che voi veniate qui con la ricevuta, sì, con lo scontrino fiscale e che, ecco, vede come va, a me praticamente nuota, sì, il mio polso nuota all'interno di questo braccialetto. Dicevo, l'importante è che voi appunto vi presentiate con la ricevuta, sì, con il mio scontrino. Ovviamente posso fare uno scontrino di cortesia, appunto quello per la persona alla quale è stato fatto il regalo, in modo da non vedere il prezzo effettivo. Sì, decisamente. Dunque, questo. Poi ho preso proprio apposta questo, c'è questo braccialetto con, vede, una V, esatto, di Veronica nel suo caso. Sì, la V di Veronica,
Secondo me è molto carino, particolare, sì, molto particolare e elegante. Tra l'altro c'è anche la sua iniziale, quindi io direi di considerarlo come un possibile regalo. Mi sento di consigliarle questo perché è davvero molto molto bello. Sì. Esattamente. Poi... All'interno di questa scatola io trovo questa collanina che però non è proprio in tema con... No, con l'altro braccialetto no, però con questa qui sì. Sì, perché comunque di questo oro molto delicato, stesso colore appunto che è... Sì, per la quale è placcato il braccialettino l'altro. Sì, io trovo che questa sia con questo cuoricino, è molto delicata. Sì, è molto molto delicata e comunque sia, cioè, ci stanno molto molto bene, i colori sono veramente in sintonia. L'altro, il colore è quello, oro. Sì, decisamente sì. Poi, come abbinamento al braccialetto invece qui dentro in questa scatolina trovo questi orecchini con i brillanti. Sì, questi orecchini qua. Io li trovo bellissimi, molto eleganti, particolari. Certo, non sono da ogni giorno, voglio dire. Cioè, ovviamente non sono orecchini che indosserei ogni giorno, però comunque per delle occasioni molto speciali, perché no? Sì, questi con il braccialetto brillantinato. Poi avrei gli orecchini che stanno decisamente da Dio, a mio avviso, con... Tra l'altro qui ho perso anche il fermo orecchino che sta giù nell'ovatta. Sì, ogni tanto succedono anche queste cose. Credo di aver perso qualcosa e invece si trova nell'ovatta della scatolina. Quindi ho trovato questi orecchini. Sono dei semplici brillanti, vede? Molto molto sottili, delicati. Sì, piccoli, come vede sono veramente molto molto piccoli. Delicati ma anche molto molto belli d'effetto, e questi vanno sempre, sì, possiamo dire come set con, oddio, come set con la collana e con il braccialetto con l'iniziale, sì. Ok, quindi li mettiamo da parte per un'eventuale decisione. Ok, poi avrei questo anellino che va decisamente in sintonia con il braccialetto con i brillantini e con gli orecchini, appunto, sempre con i brillantini. Io li trovo veramente perfetti assieme. Secondo me è l'accoppiata vincente. Cioè, è molto molto bello. Se qui non si vede, però. Ecco qua. Sì, a me praticamente va larga qualunque cosa io indossi, però lasciamo stare. Però è molto molto bello, come vede, molto sottile ed elegante. Nulla di rozzo, ovviamente, come al solito. Ok, aggiungiamo anche questo, quindi perfetto. E ho anche questi bellissimi orecchini, sempre come un'altra, appunto, possibilità di abbinamento con questo set di brillantini e sì, braccialetto e tutto il resto. Questi sono molto belli anche, semplici ma belli. Sono belli, sì. E quindi aggiungiamo anche questi. E inoltre ho questa collanina veramente quasi invisibile,
veramente molto sottile, come può vedere, veramente molto molto sottile, alla quale possiamo unire questo ciondolino di Swarovski, che è semplicemente un fiorellino color viola, lilla, che è molto molto carino, delicato per le ragazze. Sì, è molto molto bello. Certo, potrebbe anche regalare soltanto questo, non possiamo escludere nulla. Questa è molto bella, come vede. È così, delicata, bella. Questa è bellissima. E questa credo che sia parecchio a sé stante, perché sì, ci sono possibilità di abbinarla con qualcosa che l'ho mostrato in precedenza, però questa mi sembra molto molto bella, veramente molto bella. Vede? Bellissima, sì, io adoro veramente questo tipo di collana. Sì, bellissima, delicatissima, molto sottile. E appoggiamo anche questa. Ora do un'occhiata nelle altre scatoline che ho preso dal cassetto. Vediamo cosa c'è allora all'interno. Ok, ho trovato una collana molto interessante per il set dei brillantini. Questa è davvero bellissima. Questo è un simil choker. Sì, più o meno un choker, possiamo dire, perché comunque quando la si indossa l'effetto che ha è questo nettamente, credo che scenda un po' più qui, ecco. Comunque questo è l'effetto che dà una volta indossata. È bellissima, io la adoro, sì, adoro quasi tutto quello che c'è all'interno di questo neonico, bene. Quindi questa la aggiungiamo, sì, in questo gruppetto. Certo, sa già una cifra alla quale vuole attenersi, un budget, qualcosa. Ok, certo, nessun problema. Allora, qui dentro non credo che ci sia nulla che le possa interessare, perché sono tutte cose un po' più da bigiotteria, più cose da ogni giorno, choker, vari, collane, sì. Tra l'altro ho anche una cavigliera che è placcata in oro, oro giallo, il classico, ma sì, esattamente. Quindi no, non credo che vada bene nel set. Non è molto, insomma, tradizionale vedere inclusa una cavigliera nel set del regalo del 18°, insomma. Il 18° anno d'età significa comunque entrare nel mondo degli adulti, anche se quando io ho compiuto 18 anni non ho sentito questa differenza. Decisamente sì, il giorno dopo il mio compimento di 18 anni tutti mi chiedevano cosa sentissi di diverso, cosa fosse cambiato, come ci si sentisse ad avere 18 anni, e io credo, ricordo di aver risposto, credo di sentirmi come ieri, decisamente non cambia nulla, però comunque si segna, sì, comunque è un passo importante nella vita, perché i 18 anni, come i 19, come i 20, come i 17, come i 21, si compiono solo una volta nella vita, e non credo che, cioè, ogni anno dovrebbe essere festeggiato alla fin fine. Eh sì. Quindi, allora, vediamo l'ultima scatolina, cosa c'è di interessante. Anche se credo che le cose più carine le abbiamo già trovate nella prima. Eh sì. Quindi,
Allora, qui dentro solo un mucchio di orecchini blu. Ecco, ci avrei questi orecchini, sono molto molto grandi, sono belli, sono molto molto belli, ma non credo che facciano il caso appunto di questa occasione. Sì, ci sono tutte cose un po' così. Niente di particolare alla fine. Sì, decisamente. Avrei anche questi che sono molto carini e delicati. Queste palline viola che si potrebbero benissimamente abbinare al ciondolo di Swarovski. Questo. Vede che comunque i colori stanno molto bene assieme. Quindi, non so, ora mi può dire lei. Spero che abbia deciso, insomma, nel frattempo e che mi possa dare, insomma, una risposta. Sì, perché molte volte le persone che vengono qui sono molto, molto confuse su cosa devono prendere e cosa non devono prendere. Quindi do a lei libero arbitrio. Io nel frattempo sistemo la scatolina per l'eventuale acquisto, ok? Deciso. Ok, la vedo già. Sì. Allora, se il suo budget è di 130 euro, sì, allora, questa collatina sta sui 50. Sì, questa sui 50. Questa invece sta a 20. Gli orecchini stanno sui 30, credo, ma dipende dal modello che lei sceglie, perché questi vengono, ovviamente questi piccolini vengono di meno. E poi sì, decisamente, quindi 50. Ok. Sì. E quindi è indirizzata a questi. Poi sì, l'anello sta sui 30, quindi diciamo che ci sta parecchio nel suo budget se era indirizzata a questa scelta. Molto semplice così, insomma, semplice questa, non tanto, invece più semplice l'altro, ma vabbè. Ok, quindi questa, non l'altra. Va bene. Sì, adesso sì, le preparo la scatolina e ci metto al suo interno.
Sono tante tante cose particolari. Sì, cose molto particolari, abbiamo di tutto. Sì, anche un po' sul classico, sì, per persone un po' più adulte, per tutte le età possiamo dire, per bambini, certo. Sì, ha pagato già prima, non si preoccupi. Ricordi come al solito lo scontrino di cortesia? Sì, le ho fatto anche quello, le ho fatto due scontrini. Uno scontrino con il prezzo effettivo su, perché appunto lo scontrino fiscale che a me serve, sì, decisamente no. Sono al corrente che ci sono parecchi evasori fiscali, io non sono uno di quelli, quindi ci tengo veramente a queste cose, quindi sì. Lo scontrino fiscale per lei e lo scontrino di cortesia per la persona alla quale regalerà appunto, sì, gli articoli della nostra gioielleria. Certo. La ringrazio davvero tanto. Sì, quando vuole può tornare a trovarci. Grazie, arrivederla.